Questa poligonacea, che Carlo Linneo ha voluto chiamare Rumex scutatus e che la nostra gente di montagna indica con il nome volgare di romice scutato, è una pianta perenne che presenta il fusto strisciante e rametti ascendenti ramosi nella parte superiore. Le foglie basali sono picciolate, lunghe anche una decina di centimetri, con il lembo astato. La pannocchia appare ramosa con i fiori non penduli di colore verde screziato di rosso. Il nostro Rumex scutatus ama vivere in pieno sole o in zone parzialmente ombreggiate, sui ghiaioni calcarei ad un'altitudine compresa tra i 500 e i 2600 metri, dove fiorisce da maggio ad agosto. Gli esemplari di Rumex che vediamo in queste immagini sono stati filmati sui detriti presenti nella parte più alta del Monte Pore. Da un punto di vista officinale, la pianta non è mai stata presa in considerazione, anche se in realtà contiene diversi principi attivi con proprietà principalmente astringenti. In cucina invece viene usata dalla nostra gente di montagna, che gradisce molto il suo sapore leggermente acidulo, in particolare nelle frittate e nelle minestre. Si tratta di una forma vegetale estremamente variabile nelle dimensioni, pelosità, forma delle foglie, il cui nome del genere ci viene dal latino rumen, che significa gola, e questo per l'effetto acidulo che queste piante producono alla gola. Quello della specie scutatus, invece, si riferisce alla forma a scudo delle sue foglie. Come già precisato, il Rumex scutatus non ha mai interessato gli speziali di un tempo, e questo probabilmente per la difficoltà di trovarlo in terreni spesso accidentati. Il Rumex in genere viene comunque citato nelle opere di Dioscoride e in quelle del Mattioli, che distingueva due specie, una domestica e una selvatica, e tra le selvatiche sicuramente vi era anche il nostro Rumex scutatus.